Guardate qui il nuovo che avanza per Toscana e Rizzo, Alemanno, quando lanciava Salvini Premier. Altra giravolta, Liste, il candidato che ormai è in Parlamento, in questo non va momento più si sta bene ora. cercando di collegare candidature, preferiamo tenere la politica in quello che è il suo alveo naturale, Questo e quello è di cui lui ha Giorgetti, quello che ha parlato. tolto le pensioni, suo amico. Sì, concludo appunto evidenziando la presenza di Giancarlo Giorgetti anche alla manifestazione L'ha ringraziato pure. del 7 a Napoli, in cui saranno presenti anche gli esponenti della Lega come Vincenzo Anche la Soho, Lega. gli esponenti ovviamente del Fronte d'Identità come Antonio Bonfiglio, come Fabrizio Fratus, Gabriella Peluso, e E? poi tutti quanti noi proprio a rappresentare un momento di assemblea popolare, il lancio di un documento e daremo una spiegazione profonda di queste cose. Chi guarda superficialmente questo incontro può stupirsi che esponenti della destra nazionale, della Già. destra sociale nazionale si incontrano con la Lega. No. Noi Avete tante mangiato volte nel insieme? passato abbiamo avuto tensioni sui temi Tensioni, sì. Poi intanto ho messo dell'unità tutto da nazionale, parte, come adesso. dell'autonomia. Oggi con la svolta di Matteo Sì, Salvini che svolta possiamo di Matteo vedere il grande Salvini. fronte identitario e sovranista che mette insieme l'autonomia dei territori e la sovranità nazionale. E questa è veramente una grandiosa sfida culturale e L'avete politica persa. in grado di governare il paese. Sottolineo e concludo che un Matteo Salvini sopra il 20% è la garanzia assoluta che nel prossimo Parlamento si possono fare inciuci, maggioranze trasversali e governi tecnici. Ecco, l'avete persa la sfida e gli inciuci li avete fatti.